Sulla piazza della Natività, il giorno dell'Epifania, c'è grande movimento, perché questo stesso giorno è la vigilia del Natale per le chiese che seguono il calendario giuliano. In mattinata fanno il loro ingresso in città i patriarchi delle varie chiese, copta, siriaca, ortodossa. Immancabile l'accoglienza delle autorità e poi la visita alla propria chiesa in Betlemme e l'omaggio alla Natività, dove nella notte ci sarà la grande liturgia del Natale. Per i cattolici della parrocchia latina, invece, la solennità dell'Epifania è presieduta dal padre custode nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina, dove celebra l'Eucarestia alle 10 del mattino. Una celebrazione solenne, molto partecipata, con numerosi concelebranti e il coro, come si conviene ad una festa di tanto rilievo teologico. Alla celebrazione è presente la delegazione italiana e assieme al console troviamo l'onorevole Casini. Essere a Betlemme in questi giorni significa ritrovare, per quanto siamo lontani, il collegamento con le proprie radici. Betlemme ha il grande fascino di sentire veramente quanto noi abbiamo una radice comune cristiana e come questa radice è capace di espandersi, di abbracciare tutti, anche chi è molto distante e magari a volte ci combatte in nome di un malinteso senso delle religioni. Oggi avvertiamo la suggestione forte di questa terra, una terra in cui il destino ha messo palestinesi e israeliani insieme e devono andare avanti insieme, vivere assieme. Oggi questo Medio Oriente ha già tanti problemi, noi vogliamo che da questa visita simbolicamente si capisca quanto l'Italia, il Mediterraneo, hanno bisogno che tra israeliani e palestinesi si recuperi il senso della pace e della vita comune. E che dire di questi italiani, come la cooperazione, la ditta Piacenti ed anche noi di Telepace, che qui e altrove nel mondo diffondiamo cultura, solidarietà e simpatia verso l'Italia. Si capisce, venendo qui ancora una volta sempre di più, quanto c'è bisogno di italianità, quanto l'Italia è amata nel mondo. E questo grazie alla nostra cooperazione, alle nostre iniziative culturali, che sono tante, ma vorremmo e dovrebbero sempre essere di più. Il pomeriggio si riapre con l'ingresso dei fedeli appartenenti alla chiesa etiope, che attraversano la piazza diretti alla loro piccolissima chiesa. Non sono molti qui in Terra Santa, ma sono ben riconoscibili per i loro vestiti e per l'esuberanza con cui partecipano alle celebrazioni. Per noi cattolici invece c'è il canto solenne dei Vespri, seguito dalla parte più tipica della celebrazione pomeridiana. Sacerdoti e fedeli escono processionalmente dalla chiesa di Santa Caterina e si dirigono alla grotta della Natività, passando attraverso le impalcature che ancora ingombrano la basilica. Ci sono ovviamente i magi venuti per adorare il bambino e lo trovano cresciuto, non più disteso nella mangiatoia, ma seduto in trono. Dopo aver offerto a lui, conformemente alla descrizione evangelica, oro, incenso e mirra, simboli della fede e dell'adorazione verso il vero uomo e il vero Dio, la processione al canto del Te Deum inverte il senso di marcia. E sorretto dal padre custode, il bambinello viene riportato, a conclusione di questo tempo natalizio, nella chiesa parrocchiale, lasciando la grotta libera alle celebrazioni delle altre chiese. Il Te Deum si trasforma nel canto del Gloria, il Gloria degli angeli sulla bocca e nel cuore dei credenti, lo stupore sempre rinnovato per il mistero del Dio che si è fatto bambino. È una processione di gioia, di esultanza, che invece di entrare direttamente in chiesa, percorre per tre volte il chiostro crociato. Il padre custode offre il bambino ai segni della più affettuosa devozione, mentre i magi donano grani di incenso e di mirra da portare nelle case.
Finalmente si rientra in chiesa. Il bambinello è posto sull'altare e gli si offre ancora una volta l'incenso, questo simbolo tanto usato in Oriente. I vespri si concludono con la preghiera e la benedizione del padre custode. Quindi, a cominciare dai celebranti, tutti si ritorna per un ultimo bacio affettuoso al bambinello che nell'umiltà della condizione umana sorride e già sparge grazia divina.